Normalmente in fiera performa bene chi ha lo stand più grande degli altri, no? Ma nella dinamica in cui si va a lavorare noi di piccole e medie imprese, siccome costa tantissimo la fiera, portare le persone all'estero, farle stare lì, normalmente tu ti ritrovi a dover organizzare eventi con un budget che non è infinito e con uno spazio che non è infinito. La cosa, se si può fare, ideale è di avere uno stand grande abbastanza da poter essere chiuso su tutti e quattro i lati, con un accesso da un lato solo, con scrivania, bancone, tavolo di accoglienza, con una o due persone che fanno da filtro all'ingresso, come se fosse una boutique, cioè non puoi entrare in fiera e entrare nel tuo stand, rubare una brochure e andare via, perché è questo quello che succede. Cioè, quando tu vai negli stand degli altri, in pratica hai un'azienda che ti paga uno o due giorni di fiera, perché devi riuscire in tempo contenuto a prendere le informazioni che ti servono, di solito devi tornare via con un pacchetto di fornitori potenziale per un certo tipo di prodotto o servizio. Quindi te che fai? Hai poco tempo? C'hai un trolley, corri come un assassino, vai con il book della fiera a vedere dove sono tutti gli stand che hanno roba che ti può interessare, entri, inculi una brochure e te ne vai. E poi dopo fai la scrematura di chi c'è. Ti ritrovi con una borsa piena di carta, non hai più idea di chi sono i biglietti da visita, non ti ricordi niente dell'azienda, e la cosa sbagliata è che ciò venga permesso.